questo video risolveremo questa disequazione esponenziale nella quale compare un esponenziale con esponente logaritmico. In più l'argomento del logaritmo è in modulo. Sembra complicata, ma vedremo che nello svolgimento poi i calcoli saranno abbastanza semplici se ci ricordiamo tutte le regole che vanno applicate quando abbiamo dei logaritmi o degli esponenziali. Allora, come prima cosa prendiamo in considerazione il modulo. Nei precedenti video ho detto che premessa alla discussione della disequazione in cui compare il modulo dell'incognita è la discussione del segno del modulo. In questo caso invece opererò in maniera diversa, cioè porterò dietro nei calcoli il modulo lasciandolo indicato, vedremo che le condizioni saranno esplicitate alla fine quando avremo la risoluzione della disequazione. Allora, come primo passaggio per la risoluzione di questa disequazione, estraiamo il logaritmo da entrambi i membri della disequazione in base 5, in modo che poi avremo da semplificare qualcosa. Allora, logaritmo in base 5 di 5 elevato al logaritmo in base un terzo del modulo di x meno 1 minore del logaritmo in base 5 di 1. Ora, primo membro per la proprietà dei logaritmi, per una delle proprietà dei logaritmi, possiamo scrivere che l'esponente del 5, quindi logaritmo in base a un terzo del modulo di x meno 1 moltiplica il logaritmo in base 5 di 5 minore il logaritmo in base 5 di 1 è 0. Ora, ulteriore semplificazione, il logaritmo in base 5 di 5 è 1 e quindi la nostra disequazione diventa logaritmo, mettiamo un punto e virgola qua per separare le scritture, logaritmo in base 1 terzo del modulo di x meno 1 minore di 0. Ora portiamo a secondo membro l'1 e scriviamo che il logaritmo in base 1 terzo del modulo di x è minore di 1. A questo punto, per eliminare il logaritmo, posso usare i membri come esponenti e scrivere questa nuova disequazione, cioè un terzo elevato al logaritmo di base un terzo del modulo di x. Cambiare il verso della disequazione, importante perché stiamo confrontando due potenze, due esponenziali che hanno come base un numero minore di 1 e a secondo membro un terzo elevato ad 1. Allora, un terzo elevato al logaritmo di base un terzo del modulo di x è uguale al modulo di x e quindi la nostra disequazione si trasforma in modulo di x maggiore di un terzo. Modulo di x maggiore di un terzo significa, e qui adesso entra la discussione del modulo, e possiamo togliere il segno del modulo e scrivere direttamente la soluzione della disequazione, perché modulo di x maggiore di un terzo significa che x deve essere minore di meno un terzo
e x deve essere maggiore di un terzo. In questo caso, quando x è negativo, e lo scriviamo qua, nell'altro caso quando x è positivo. Quindi nella nostra disequazione di partenza scriveremo nel primo caso 5 elevato al logaritmo in base a un terzo di meno x, togliendo il modulo, meno 1 minore di 1, e la soluzione sarà questa. Nel secondo caso invece toglieremo il modulo considerando l'argomento positivo e quindi la soluzione sarà questa. La soluzione totale è l'unione di questi due intervalli. Ancora una disequazione esponenziale. Vediamo che per poter procedere come prima cosa cerchiamo di trasformare a numeratore la base dell'esponenziale in modo da averla uguale a quella denominatore. Quindi 16 è 2 alla 4 e quindi possiamo scrivere 2 alla 4 che moltiplica sempre esponente 1 fratto x più 2 e a denominatore 2 elevato a 7 meno 3x fratto x meno 1 maggiore uguale a 1. Portiamo il denominatore a numeratore, ricordiamo che quando abbiamo una potenza è sufficiente cambiare il segno all'esponente e quindi possiamo scrivere 2 elevato a 4 fratto x più 2 per 2 elevato a meno 7 meno 3x fratto x meno 1 è maggiore uguale. Allora l'1 possiamo vederlo come 2 alla 0. E quindi a questo punto confrontare gli esponenti. E il primo membro sarà maggiore o uguale al secondo quando la somma degli esponenti al primo membro è maggiore o uguale all'esponente al secondo membro, che in questo caso è 0. Quindi scriviamo che 4 fratto x più 2 meno 7 meno 3x fratto x meno 1 è maggiore o uguale a 0. E questa è una disequazione equivalente a quella di partenza. Svolgiamo i calcoli. Unica linea di frazione, minimo comune multiplo, x più 2 per x meno 1, allora 4 per x meno 1, in quanto dobbiamo dividere il denominatore comune per il denominatore della singola frazione e moltiplicarlo per 4, meno 7 meno 3x, stessa cosa per quest'altra frazione, che moltiplica x più 2, chiusa parentesi, maggiore uguale a 0. A questo punto svolgiamo i calcoli al numeratore e abbiamo 4x meno 4, 7 per x fa 7x, col meno davanti fa meno 7x, 7 per 2 fa 14, col meno davanti meno 14, meno 3x per x fa
meno 3x al quadrato, quindi più 3x al quadrato, meno 3x più 2 fa 6, meno 6x, quindi più 6x. Tutto fratto x più 2 per x meno 1 maggiore uguale a 0. Allora, sommiamo i monomi simili al numeratore, quindi otteniamo 3x al quadrato, 4x meno 7x è meno 3x più 6 fa più 3x. E poi meno 4, meno 14, meno 18x. Meno 18, scusate, termine noto. Fratto x più 2 per x meno 1 maggiore uguale a 0. Adesso discutiamo il segno del numeratore e del denominatore, quindi possiamo scrivere che dividiamo per 3 intanto il numeratore, per un numero positivo il verso della disequazione non cambia e quindi possiamo scrivere che il numeratore è maggiore o uguale a 0 quando x al quadrato più x meno 18 è maggiore o uguale a 0. Scriviamo le radici di questo trinomio di secondo grado. Meno 1 più meno la radice quadrata, scusate, ho diviso per 3, quindi qui è 6, non è 18. La radice quadrata di 1 più 24 fratto 2 e ci dà come radici meno 1, questa radice qua è la radice di 25 che è 5, ci dà come radici meno 1 meno 5 fa meno 6 diviso 2 meno 3, meno 1 più 5 fa più 4 diviso 2 è 2. Denominatore maggiore di 0, ricordiamo che il denominatore deve essere strettamente positivo in quanto non possiamo, dobbiamo escludere dal campo di esistenza della funzione le x che azzerano il denominatore, quindi lo teniamo strettamente maggiore di 0 e le due radici saranno x1 uguale meno 2 e x2 uguale 1. A questo punto ci riportiamo i valori che abbiamo ottenuto sul grafico, meno 3, meno 2, 1 e 2. Quindi il numeratore è positivo, visto che il primo termine è positivo per valori esterni alle radici, regola del trinomio di secondo grado, e quindi possiamo scrivere le radici sono meno 3 e 2, che è positivo per valori esterni alle radici. Denominatore positivo anch'esso per valori esterni alle radici, essendo anche questo un trinomio di secondo grado, ma ce l'abbiamo nella forma fattorizzata, quindi meno 2, 1, ci si formano
questi intervalli. Qui il trinomio è positivo, qui è negativo, qui è positivo, qui è negativo, qui è positivo. La disequazione ci chiede la positività e quindi abbiamo che è soddisfatta per x minore uguale a meno 3, x compreso fra meno 2 e 1 e x maggiore uguale a 2. E questa rappresenta la soluzione della nostra disequazione esponenziale di partenza. Grazie a tutti e alla prossima.